Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo è risorto. È questo che conclude tutto e risolve tutta la nostra vita, tutti i nostri problemi. Tutto quanto. Con Lui risorto e noi, Suoi amici, Suoi figli, abbiamo vinto tutto e tutto si è risolto, realizzato. Ciò che ci sembra non risolto e non realizzato è un'inerzia, un'apparenza che deve passare. È come una febbre che dobbiamo lasciar, dargli tempo di sparire per tornare sani e felici e salvi. Però per fare questo, ecco, ci servono alcune virtù che arrivano nella nostra vita con la preghiera, arrivano con lo studio. Preghiera e studio, cioè studio in che senso? Devo trovare il modo come avere questa virtù, e le virtù servono per la felicità della nostra vita, per non cadere ammalati per nulla, per non disperare, per non suicidarci, soprattutto quando siamo lucidi e abbiamo intorno a noi, vediamo ciò che succede, quando abbiamo migliaia di delusioni nella vita, quando ci hanno tradito tutti, quando nella famiglia niente va bene, che fai? Hai bisogno di virtù, hai bisogno esattamente di quei poteri che ti fanno vincitore, vincitore non per egoismo, ma ti rafforzano così che tu puoi risolvere i problemi degli altri e aiutare gli altri. La virtù più importante che ti aiuta in questa situazione si chiama santa indifferenza, che non è indifferenza. L'indifferenza è un grave peccato, ma la santa indifferenza è un atteggiamento in cui tu non sei indifferente. Mi sembra di averti detto in altre occasioni che siamo in due categorie. Alcuni nascono completamente indifferenti, apatici, sembrano pietre, forse anche le pietre si sentono offese se riparagoniamo, e allora non hanno nessuna sensibilità per il prossimo, per la famiglia, per loro, così vivono. E altri invece, e perciò probabilmente sono felici, ma che felicità è questa? È una felicità da stupidi, da indegna, che Dio non premia. E finisce male. Poi altri, ma questi sono la maggioranza, comunque ci stanno altri che nascono con sensibilità, che soffrono per loro stessi, ma soffrono per la sofferenza degli altri, vorrebbero aiutare, vorrebbero far del bene, soffrono in genere, ma non sono capaci di resistere, e allora vivono nell'ansia, nella disperazione, nella tristezza, nel dolore, nell'agitazione, nella disperazione, possono anche finire nel suicidio. Ecco, gli uni e gli altri hanno bisogno della sacra indifferenza, cioè i primi devono diventare più dolci e più, e gli altri, rimanendo pieni di preoccupazioni, rimanendo pieni di amore per il prossimo, di risolvere, di aiutare, però per loro stessi devono acquisire, guadagnare una pace, una forza, una luce per andare avanti, per vincere. Come lo fai? L'atteggiamento è una specie di sarcasmo, una specie di ironia con la quale devi vedere la vita e tutte queste cose, e nello stesso tempo crescere. Dunque diventi tu della seconda categoria, che sei sensibile, che hai questo amore per il prossimo, però sei agitato, sei disperato, diventi come la prima categoria, ma in apparenza, in realtà tu hai lottato, tu hai vinto, tu hai acquisito la virtù e continua a essere una e l'altra, e ti serve per poter raggiungere la felicità, la serenità in questa vita e la vita eterna. Insomma, è una virtù di cui vi parlo, che è assolutamente necessaria per, ripeto, per salvarci, per aiutare gli altri. Una virtù che io non ho mai avuto. Perciò vi predico su una cosa che ancora mi auguro di acquisire. Il sarcasmo sì, un po', l'ironia, però non puoi soffrire, non è che non... cioè, non hai permesso di non dormire la notte, non hai permesso di essere agitato, non hai permesso
devi superare questo, pur rimanendo, ecco, non passare dall'altra parte a diventare un imbecille, diventare una pietra. Ironizzare sulla vita con delle parole, così, ironizzare, scimmiotare, quando uno dice ta ta ta, tu lo scimmioti, lo imiti, tanto per prenderlo in giro, perché vale la pena, gna gna gna. Questo lo fa in una maniera splendida, in una bellissima canzone che vi faccio sentire adesso, Edith Piaf, che si capisce che conoscete sia la grande artista come anche la canzone. La canzone si chiama Padam, 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 che lei lo fa scimmiotando, appunto, prendendo in giro la tragedia della vita. E allora le parole sono queste. Sì, Seter qui m'obsède jour et nuit, cioè vivo in una situazione impossibile. Allora fa una lista di tutte le tragedie, di tutte le delusioni, come è stata tradita dagli amici, dai nemici, dalla vita, dalla famiglia, le delusioni una dopo l'altra, la partenza della persona amata, perché quella può essere molto dura. Come sopravvivi di fronte a tutte queste tragedie? Allora questa canzone ti insegna di dire, davanti a tutto questo, padam, padam, padam. Probabilmente, anzi è sicuro, una situazione non te lo permette di fare questo. Quando perdi una persona la più cara che hai, o che se ne va, o che muore. Una madre che perde un figlio, no, come fa a dire padam, padam, padam? Quello è l'unico caso in cui non solo che non ti puoi permettere di dire padam, padam, ma non devi neppure desiderare di non soffrire. Devi soffrire tutta la vita dopo la morte. Solo quando si incontrate lassù dirai, finalmente, adesso mi merito la felicità. Dopo che muore una persona cara, se ne va. No, l'hai perduta. Però in tutti gli altri casi non ne vale la pena. In tutti gli altri casi devi lottare con la preghiera, con te stesso, per poter dire di fronte a tutte le tragedie della vita, padam, padam, padam. Sentiamo prima la canzone, poi aggiungiamo qualche altra, è breve e sono sicuro che la conoscete. Ecco, vediamola, sentiamola. Eter qui m'obsède jour et nuit. Stai un attimo solo, scusatemi che devo... qui, vediamo. Yeah. Le apparecchiature. Yeah. Ecco. C'est elle qui m'obsède jour et nuit, c'est elle n'est pas née d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, elle n'est pas 100 000 musiciens. Un jour cet amour me parle, sans pouvoir je lui dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. La partenza d'una persona amata, tradita. Davanti a questo dico padam, padam, padam. Il arrivo tuo derrière moi. Padam, padam, padam. Il m'appelle pour dire souviens-toi. Padam, 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 padam. C'est un elle qui me montre du moi. Et je traîne après moi comme une brodeur, c'est elle qui sait tout par cœur. Adesso la lista continua dei mali. Dira per toi des amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu pleures, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je vois ce qui reste, mes 20 ans. La comédie des amours, comédie.
qui va toujours davanti a tutto. Padam, 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 thème de 14 juillet. Padam, 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 et toujours qu'on achève pour abbé. Padam, 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 dès que tu envoies par un paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Padam, 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 lo devi dire anche tu. Padam, padam, padam. Comme si tout le monde pensait la mille. Pour garder le chagrin ou après, j'en ai tout un seul peine sur cette air qui bat comme un cœur de alla fine, dopo che ti fa la lista dei dolori davanti alla quale devi dire questa padam, può dire qualunque, puoi dire ta ta ta, gna gna gna, qualcosa che toglie importanza a ciò che ti succede, quello vuol dire. Però alla fine ti dice una cosa interessante, dice stai attento però, devi essere innocente per resistere. E poi dice, rappelle-toi, faut garder du chagrin, dice, devi stare attento alla tragedia, perché sì, va bene, puoi anche superare per un attimo, ma poi dopo, accumulandosi, questa tragedia rischia di deprimerti in una maniera che se non stai attento non resisti, devi superare quel momento ultimo. Noi rispondiamo con la grazia di Dio, poi farlo, devi farlo. Allora vuol dire in conclusione, la morale, ti ha tradito il marito? Padam, 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 ti ha tradito la moglie? Padam, 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 ti perseguita il vescovo? Padam, 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 ti minaccia il questore con l'arresto, padam, padam, padam. Sei obbligato di andare in esilio, di perdere la patria, di rischiare la vita, ma comunque ce l'hai fatta. Padam, padam, padam. Hai perso la casa paterna per sempre, non hai più la speranza di tornare. Padam, padam, padam. Come ho detto, non puoi dirlo quando ti muore un figlio. Escludiamo questa tragedia, ma in tutte le altre dobbiamo assolutamente, devi trovare questo padam, 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 col sarcasmo con il quale né il superiore, né il grande potente, né il grande traditore non devono avere la soddisfazione di averti vinto. Non devi dare questa soddisfazione. State tranquilli che quando Gesù sentì il bacio di Giuda sulla guancia, disse padam, 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 anche lui, è quella la strada. Il sarcasmo che vedi in tutte le parole del Signore davanti ai farisei, davanti ai falsi, davanti ai traditori di questa vita, è un sarcasmo che il cristiano deve imparare, è un sarcasmo di bontà se volete, ma anche di difesa, e che perché se lo meritano, che non devono capire che tu non hai capito. Non devono avere l'impressione che ti hanno vinto così, ma in realtà sono loro la vergogna dell'umanità e dell'eternità. Fattiti la lista davanti alla quale devi, con l'aiuto del Signore risorto, dire sempre padam, padam, padam. Vi propongo di risentire almeno una parte con questo sentimento, ecco, rimpiazzate le parole francesi di Edith Piaf
con le vostre parole la lista dei vostri disastri, e come mi auguro anche per me, che c'ho una lista lunga davanti alla quale devo dire ogni giorno padam, padam, padam. Vediamo se riesco a farvela sentire ancora una volta. Eccola. E cantiamola con lei. Un jour c'était me rendre folle, cette fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre, copre, non mi deve coprire, non mi deve coprire la tragedia, dice padam, padam, j'arrive en courant derrière moi. Padam, 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 mi minaccia. Padam, 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 mi mostra col dito, che mi montre du doigt, e je traîne après moi comme un drôle d'erreur. C'est elle qui sait tout par cœur. No, no, non mi preoccupo. No, no, non voglio niente. Piangerò, sì, vabbè. Ma non ti do soddisfazione. Mais 20 ans. Aveva 20 anni. Credibile. La commedia degli amori. Il va toujours. Padam, padam, padam. Basta. Mais je t'aime le 14 juillet. Padam, padam, padam. Toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des vêtus en voilà par le paquet. Et tout ça nous tombe juste au coin de la rue. Sur l'aile qui m'a reconnu. Padam, padam, padam. Écoutez. Padam, padam, padam. Comme si tout le monde entrait la ville. Me lo auguro e ve lo auguro con tutto il cuore. Non c'è altra scelta. Se non fai così, sei perduto. Non ti conviene. Siamo lodato Gesù Cristo. Preghiera finale.